Avanti. Avanti. Che freddo che si è messo. Fa freddo fuori? Mamma mia, per scendere le scale c'avevo il cappotto di sciallo e tremo. Io sono pericolosa a casa, sono la pianta del sud. La pianta del sud? La fai la fotosintesi? Cos'era? Pianta sta molto attenta a tante cose, no? Intelligentissima. Per esempio, una pianta, se te gli metti un palo, un paletto a mezzo metro di distanza, la pianta, anche senza occhi, si avvicina, lo vede e dice: sai che c'è? Ma attacco al palo, così fatico meno. Hanno fatto questo esperimento. Se te per esempio il palo glielo metti a destra, lei va verso destra, no? Per prendere il palo. Se te prendi il palo e a un certo punto, mentre lei sta andando verso destra, lo sposti e lo metti dall'altra parte, lei ci mette pochissimo a capire. E arriva, ha fatto uno sforzo incredibile e torna da là. Per dirti quanto è intelligente una pianta, no? Perché uno dice, ah, parlano con le piante. Magari vorrebbe dire che saremmo altrettanto intelligenti di una pianta, probabilmente. Ora, nessuno misura l'intelligenza comparando quella umana con quella di un vegetale, ma dobbiamo partire dal presupposto che l'intelligenza dell'uomo non è superiore a nessuno, è solo diversa da quella degli altri. Sì. Ci sembra superiore perché a giudicarla siamo noi stessi, che siamo uomini, ed essendo dotati di un'intelligenza umana, giudichiamo quella umana la migliore, ma non è così. La fotosintesi è quando la pianta prende i fotoni che sono... Ora io non te lo spiego, non sono uno scienziato di un fisico della luce. Ah, della luce. O un biologo delle piante. Non sono uno scienziato che te lo spiega coi termini giusti, però il concetto è questo. La luce del sole, no? Arriva dal sole fino a qui e arrivano questi fotoni che vanno appunto alla velocità della luce, 300.000 al secondo. Allora, cosa fa la pianta? Li prende, siccome sono pieni di energia, no? La luce è energia, li prende e li trasforma, senza disperderli, li trasforma e fa quella che viene chiamata la fotosintesi clorofilliana, no? Per questo la pianta è verde, perché è piena di clorofilla. Cioè, cosa fa la pianta? Si accresce, oltre che delle risorse della terra, che pesca attraverso l'umidità nella terra, nelle viscere della terra, oltre a respirare l'aria e l'ossigeno con le foglie, si ciba anche, si nutre della luce, in maniera molto intelligente, più sviluppata e più complessa di quanto non lo facciamo noi. Come ti dico io la mattina, ha detto Stefania che devi prendere la vitamina D, siccome te pasticche non ne vuoi prendere, ti devi mettere alla finestra e quella mattina, quando c'è il sole alla finestra, stare un'oretta al sole, soprattutto di questa stagione, che il sole non brucia, non fa male alla pelle di questa stagione, lo dovresti prendere e ti fa vitamina D, e la vitamina D, come tutte le altre vitamine, contribuisce al benessere dell'organismo, perché l'organismo ha bisogno non soltanto di mangiare, ma anche di tante altri additivi, e uno di questi
Quindi, la fai la fotosintesi, te che sei una pianta del sud? Dici sempre, sono una pianta del sud, sono freddolosa. Se c'è il sole, vado un pochino in terrazza. Sfrutta la tua intelligenza di pianta del sud. Fai ricchezza delle energie del sole. Usa la coerenza quantica, si chiama, no? Ai ai. La coerenza quantica... Quantica che vuol dire? Quantità? Di un quanto, un quanto è un quantum, è una particella piccolissima, piccolissima che vive, si muove dentro un atomo. Il quantum può essere tante cose, può essere un fermione, cioè che deriva da Enrico Fermi, una particella, un elettrone, può essere, cioè una cosa piccola e indivisibile. E non è l'atomo che invece che è dentro il nome dell'atomo inganna, che vuol dire indivisibile, ma in realtà l'atomo dentro è pieno di piccole particelle, no? C'è un nucleo e poi lontanissime da questo nucleo, che girano in orbita intorno a questo nucleo, ci sono varie particelle, comprese altre particelle che invece stanno proprio dentro il nucleo. Quindi è un mondo, capito? È come il nostro sistema solare, un atomo, che c'è i pianeti che girano intorno al Sole, e lì dentro c'è il nucleo, e lontanissimi dal nucleo rispetto alle dimensioni che hanno, ci sono queste particelle che girano. Però, detto questo, quella che si chiama coerenza quantistica o coerenza quantica, che dir si voglia, significa che se un quanto che si comporta sia come una particella di materia che come un'onda di nulla, no? Sai le onde, no? Le onde radio, per esempio, non le vedi, non le tocchi, però ci sono. Oppure anche le onde del mare fanno questo movimento. Il pendolo stesso, che è proprio centrale, la Terra che gira su se stessa, se ci fai caso, tutto fa un po' questo movimento, no? E in questo movimento, se la fase, che sarebbe una misurazione dell'onda, che ha una lunghezza d'onda, un'ampiezza d'onda, una frequenza, eccetera, un periodo, e ha una fase, se questa rimane immutata, significa che l'onda non disperde la sua energia iniziale, e quindi si parla di coerenza, in quanto in fisica la coerenza non è come per noi essere coerenti, vuol dire non disperdere quell'energia che ha iniziale, cioè non sprecare, non c'è spreco. La natura usa la coerenza quantica per far sì che non vada sprecata energia nel momento in cui la pianta mette in atto il processo di fotosintesi. La fotosintesi? È quella che ti dicevo prima, quando la pianta trasforma il sole in se stessa. In se stessa, praticamente. Si fa corpo della luce del sole. No, più o meno, detto in termini poetici. Sì, sai, a noi fa bene. Io preferisco i termini poetici, che arrivano più dritti al cuore di chiunque, che non i termini scientifici, tecnici, che a volte rimangono per una ristretta cerchia di addetti ai lavori. Allora, spaghetti al ragù, tanto per cambiare. Io una forchettatina la mangio. Ecco. Quelli che avanzano li mangio io. Sei giovane per mangiare di più. Io la sera